Il 25 marzo 1861 Cavour si presenta davanti al Parlamento del Regno d'Italia, riunitosi per la prima volta. Non sta molto bene, ma deve fare un discorso troppo importante per essere rimandato. Il tema di dibattito è il cuore di ogni nazione, la capitale. In questo momento Torino. Cavour è però sicuro che la vera capitale d'Italia sarebbe dovuta essere un'altra, Roma. Conscio del peso delle sue parole, della reazione del Papa Pio IX e dei cattolici, Cavour avrebbe detto: tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio. Di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese, a fronte delle estere potenze, possa dire: la necessità di aver Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. La morte di Cavour nel giugno del 1861 non spegne i sogni di vedere Roma capitale del regno. Inizia il dibattito su come agire. I liberali moderati preferiscono accordarsi con la Chiesa, mentre i democratici credono fortemente nell'azione rivoluzionaria. Il problema è che non solo Roma è la sede dei papi, ma l'imperatore dei francesi, Napoleone III, dai tempi della Repubblica Romana, aveva inviato truppe per difendere l'indipendenza di Pio IX. Marciare su Roma, quindi, non è possibile. Il Regno d'Italia non può permettersi di scendere in guerra contro la Francia. Dopo la morte di Cavour, la presidenza del Consiglio passa a Bettino Ricasoli. Nonostante questo avvicinamento, continuano le trattative con Pio IX. Ma dopo lo smacco subito, ovvero la perdita di buona parte dei propri territori durante il processo di unificazione, Pio IX non ne vuole sapere. Il Regno d'Italia viaggia sulla sottile linea della scomunica. Nel marzo del 1862, Urbano Rattazzi diventa il nuovo presidente del Consiglio. La questione romana non sembra trovare una soluzione diplomatica. L'iniziativa passa a chi ha voglia di sporcarsi le mani, i democratici. Un corpo di spedizione di 2000 uomini sbarca in Sicilia e, ancora una volta, il loro comandante è Giuseppe Garibaldi. L'obiettivo è ripetere l'impresa dei mille, ma, dopo un primo tentativo stroncato sul nascere in Veneto, con una nuova meta, Roma. Il governo italiano lascia fare all'eroe dei due mondi. Rattazzi e Vittorio Emanuele II sono interessati a vedere come andrà a finire. A mettere i bastoni tra le ruote di Garibaldi è invece Napoleone III. Venuto a sapere della spedizione, invia immediatamente un ultimatum al Regno d'Italia: intervenire in difesa del Papa o subire le conseguenze di questa palese complicità. Rattazzi si piega alle richieste francesi e l'esercito regolare viene inviato per fermare i garibaldini. Le due colonne si incontrano il 29 agosto 1862 in Calabria, sull'Aspromonte. In questa occasione, soldati italiani sparano contro altri italiani. Lo scontro è breve e decisivo, dato che Garibaldi non ha intenzione di causare spargimenti di sangue inutili. Il generale, però, prima di arrendersi, viene ferito alla gamba. Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi e autore dell'impresa dei mille, viene ingloriosamente arrestato come un brigante qualunque e portato, ancora convalescente, al forte di Varignano. Per Rattazzi la vergogna è troppo grande. Per questo, pochi mesi dopo, si dimette per lasciare il posto a Luigi Carlo Farini, che accantona per un po' la questione romana. Solo il governo Minghetti, insediatosi nel marzo 1863, avrebbe riavviato le trattative diplomatiche con lo Stato Pontificio e il suo protettore, l'impero francese. Dopo mesi di trattative, nel 1864, si trova un compromesso con la Francia, la Convenzione di Settembre. Il governo italiano si impegna a difendere il territorio pontificio da attacchi esterni, ma si rifiuta di sopprimere eventuali insurrezioni interne ai domini papali. Napoleone III promette di ritirare le proprie truppe da Roma. Queste verranno sostituite da un corpo di volontari. C'è un problema. Pio IX non ne vuole sapere. Non solo, in tutta risposta a dicembre, il Papa pubblica in appendice all'enciclica Quanta Cura il sillabo. In esso, il Papa condanna la moderna civiltà e si rifiuta di riconoscere lo Stato come origine e fonte di tutti i diritti. Il mondo cattolico è scosso da questa presa di posizione, mentre Vittorio Emanuele II e Napoleone III censurano il sillabo in Francia e in Italia. Tra i vari punti della Convenzione di Settembre, per simboleggiare la rinuncia alle aspirazioni su Roma, la capitale viene spostata da Torino a Firenze. Il 3 febbraio 1865 la città di Dante diventa ufficialmente capitale del Regno d'Italia. Negli stessi giorni, a Torino, viene repressa nel sangue una sommossa del popolo che si opponeva al trasferimento.
la città di Firenze viene scelta non solo per la sua prestigiosa storia, ma anche perché è molto più centrale rispetto a Torino. Questo cambio di capitale viene interpretato dai democratici come un ulteriore passo verso Roma e non come una soluzione finale della questione. Inoltre, l'ostilità di Pio IX incentiva sempre più i democratici, riuniti nel Partito d'Azione, ad agire. Il ritorno di Rattazzi al governo, il 10 aprile 1867, riaccende le speranze di Garibaldi e dei suoi, liberati dalla prigionia per un'amnistia regia, poco dopo i fatti dell'Aspromonte. Garibaldi inizia ad arruolare volontari in Toscana. Lo scopo? Organizzare una nuova spedizione per cancellare i fallimenti della Terza Guerra d'Indipendenza. Il piano è semplice. Infiltrarsi nei territori pontifici ed organizzare una rivolta interna a cui partecipare. In questo modo non si sarebbe infranta la convenzione, evitando l'intervento francese. La sera del 22 ottobre 1867, due cittadini romani, Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, fanno saltare in aria una caserma di soldati papalini, noti come zuavi. La rivolta è cominciata. Il tentativo però fallisce. Monti e Tognetti vengono arrestati poco dopo e il giorno seguente un gruppo di garibaldini, arrivati navigando il Tevere da Terni e guidati dai fratelli Enrico e Giovanni Cairoli, viene sbaragliato a Villa Glori. Nonostante il fallimento, Garibaldi decide comunque di sconfinare nei territori del Papa. Come aveva detto anni prima, poco prima dell'arresto sull'Aspromonte, o Roma o morte. Il 25 ottobre 1867 le forze papali vengono sconfitte a Monterotondo da Garibaldi. Alla notizia dell'avanzata garibaldina, Napoleone III va su tutte le furie. Vittorio Emanuele II è costretto a sconfessare Garibaldi e a rimuovere Rattazzi, mentre un corpo di spedizione francese sbarca a Roma in difesa del Papa. Il 3 novembre 1867 a Mentana Garibaldi viene pesantemente sconfitto dalle truppe franco-papaline ed è costretto a ritirarsi in Italia. Ma alla stazione ferroviaria di Figline Valdarno, sulla via per Livorno, viene arrestato e scortato al forte di Varignano, per poi essere infine portato a Caprera. Con il ritorno a Caprera finisce l'epopea dell'eroe dei due mondi per la causa unitaria. Stanco, ferito e sconfitto, Garibaldi sarebbe rimasto per quasi tutta la sua vita nel suo esilio sorvegliato in Sardegna. Il fallimento di Garibaldi e della Convenzione di settembre portano il governo italiano ad accantonare di nuovo la questione romana. Mentre la calma torna nei territori di San Pietro, Pio IX è deciso a mostrare al mondo cattolico la forza del Papa. Nel dicembre del 1869 viene convocato il Concilio Vaticano I. Durante il concilio viene proclamato il dogma dell'infallibilità del Sommo Pontefice, simbolo della politica intransigente di Pio IX. Il concilio però verrà bruscamente interrotto. Nubi sempre più nere si stanno addensando sulla Roma dei Papi. L'occasione per provare a risolvere una volta per tutte la questione romana, infatti, arriva da un evento apparentemente distante dal mondo italiano, l'inizio della guerra tra Prussia e il Secondo Impero francese, il 19 luglio 1870. Il rovinoso crollo di Napoleone III e del suo esercito a Sedan, il 2 settembre 1870, è un'occasione unica. Con la Francia nel caos, Pio IX è finalmente indifeso. Dato che l'impero francese aveva appena cessato di esistere, il governo italiano guidato da Giovanni Lanza straccia la Convenzione di settembre. Si ritenta la strada diplomatica, ma il 20 settembre 1870, dopo l'ennesimo fallimento dei negoziati, i bersaglieri, guidati da Raffaele Cadorna, assaltano la città eterna. Da un lato volontari papalini, dall'altro un corpo di spedizione. Lo scontro è quasi simbolico, i morti sono meno di 70. Rimane però l'evento militarmente più importante della presa di Roma, la breccia nelle mura presso Porta Pia, da cui parte l'assalto finale alla città. Pio IX si dichiara prigioniero dello Stato italiano e, per risolvere la questione, il governo Lanza emana il 13 maggio 1871 la legge delle guarentigie, o delle garanzie. L'obiettivo è regolare il rapporto tra Stato e Chiesa. Il Papa viene definito persona sacra e inviolabile e a lui viene riconosciuto il possesso dei palazzi del Vaticano e del Laterano, la villa di Castel Gandolfo ed un vitalizio. Questi territori vengono dichiarati inalienabili ed extraterritoriali. Inoltre, il Regno d'Italia si impegna a non intromettersi negli svolgimenti di conclavi e concili dei vescovi. La legge delle guarentigie è di chiara ispirazione cavuriana e sancisce la separazione fra Stato e Chiesa. In questo modo, la Chiesa è totalmente autonoma dallo Stato. Ma Pio IX, di nuovo, non ne vuole sapere. Il Papa definisce lo Stato italiano usurpatore e chiama i regnanti cattolici ad intervenire per ristabilire l'ordine. Nessuno, però, risponde all'appello. Il Regno d'Italia continua indisturbato con la sua politica. Un plebiscito ufficializza la presa del Lazio e di Roma.
Il 1 luglio 1871 la città eterna viene proclamata capitale. Pio IX non ha intenzione di cedere. Dopo aver scomunicato buona parte dei patrioti e protagonisti del Risorgimento, nel 1874 proclama il non expedit. Questa formula latina significa non conviene e riassume il concetto che nessun buon cattolico fedele al Papa avrebbe dovuto partecipare alla vita politica del Regno d'Italia. Il non expedit mette le basi per il conflitto trentennale tra lo Stato italiano e la Chiesa, in cui i cattolici non saranno né eletti né elettori. Con la presa di Roma e la breccia di Porta Pia, la questione romana è ufficialmente risolta. A fronte di molti sacrifici, l'Italia ha finalmente la capitale, tanto desiderata da Cavour. Nel Parlamento italiano, però, tutto sta per cambiare. La destra storica ha fatto il suo corso. Adesso è ora di passare a sinistra.